Amici, ben ritrovati in questo nuovo ciclo di puntate alla Gotto Cacao Meravigliao di Sarrazzano in provincia di Alessandria con Dario Capograsso. Ciao Jenny. Allora, tanti argomenti di attualità, tutorial, argomenti scientifici e anche un po' di moda, di folklore, di costume. Tratteremo molti spunti, scriveteci, chiamateci per indirizzare un po' le vostre scelte e noi accontenteremo tutti i vostri desideri. Siamo con due cuccioli di Lagotta Romagnolo, hanno circa un mese, parliamo di loro sul nostro canale e lo facciamo tutti i giorni, ma con particolare attenzione a un fenomeno che è sempre più comune. Studi scientifici dicono che sono sempre più le persone che pare soffrano di alcuni fastidi da allergia. Questo coinvolge anche gli animali di affezione, quelli domestici. Da cosa è dato il fastidio, la percezione strana che abbiamo con il pelo di alcuni animali? E ci sono razze che danno più esposizione a questi fastidi, alle allergie, come forse impropriamente le chiamiamo. Dario, illuminaci. Illuminaci è un parolone, lo mantengo io il microfono. Intanto bellissimo riprendere con te, insomma, questo ciclo di puntate, quindi abbiamo il nostro bel canale, nuovo canale Lagotto Cacao Meravigliao, che è il canale del nostro allevamento, e in cui cercheremo appunto un canale che viene già visitato, quindi c'è chi mi segue, ora inizierà a conoscere anche te, e che quindi insomma cercheremo di far crescere con argomenti sempre, sempre più utili e sempre più sul pezzo. Quindi, allora, il problema dell'allergia è sicuramente uno dei problemi che si presentano molto spesso rispetto a persone che vengono a chiederci un Lagotto Romagnolo. Ci chiedono se appunto sono persone che sono soggette ad allergie nei confronti dei cani. Ora, io sono soggetto allergico, sono raffreddato ma non per cani. E quindi conosco molto bene il problema anche, come dire, personalmente. E l'allergia ai cani domestici purtroppo è un fattore che coinvolge quasi 500.000 di italiani, quindi direi che numero importante, non è assolutamente poco. E diciamo che ci sono degli approcci molto particolari. C'è chi decide di non prendersi, cioè preso lo sconforto, decide di non poter vivere per tutta la sua vita senza un amico a quattro zampe. Chi cerca di in qualche maniera provare a vedere se queste reazioni sono comunque gestibili, in che maniera lo possono essere, informandosi, capendo se poter intervenire con antistaminici, che comunque, voglio dire, alla lunga sono pesanti, oppure se ci sono delle cure, come esistono, di desensibilizzazione, come nei confronti di tutti gli allergeni, oppure chi decide di in qualche maniera provare ad affiancare nella propria vita un cane delle razze che si può definire ipoallergenico, quindi non allergico, no? La differenza tra il prefisso ipoallergico, ipo che vuol dire poco, o anallergico vuol dire nulla, è molto differente. Quindi se i cani mediamente con la secrezione di alcune proteine che causano appunto reazioni allergene, di allergia, possono essere più o meno allergizzanti nei confronti dell'uomo. Ti ho confuso? Un pochino, però sempre di allergia si parla. Sempre di allergia si parla, quindi quando si parla di allergia il problema di fondo è la reazione del nostro corpo a degli allergeni, in questo caso prodotti dal cane. Quindi il cane ha diversi modi di produrre delle sostanze che scatenano reazioni infiammatorie o nelle nostre vie respiratorie oppure sulla cute. Quindi questo fondamentalmente è quello che succede in tanti casi, e ovviamente le persone molto spesso dicono: ok, un cane sì, mi piacerebbe tanto, ma non lo prendo. Oggi si può sicuramente dire, con l'esperienza lo dico, che tante razze di cani quindi intanto sono ipoallergiche, vuol dire che producono pochi allergeni. C'è da dire che ad esempio molto spesso il cane maschio ha una produzione maggiore di allergeni, quindi nel caso aveste un cane maschio in casa al quale in qualche maniera vi rivelaste essere soggetti allergici, ci sono, come dire, delle situazioni in cui si può, castrando anche chimicamente il masco, ridurre l'esposizione a questo tipo di proteine, quindi emesse dalle ghiandole salivari principalmente, e quindi si può in qualche maniera moderare la reazione. Ma ci sono delle razze invece come il Lagotto Romagnolo o altre razze col pelo liccio, insomma, magari faremo una piccola cavalletta di queste razze, possono essere il Barbone, il Barbet, razze similari al Lagotto per origini, come anche il cavo dell'acqua portoghese, il cavo dell'acqua spagnolo, anche il maltese fondamentalmente, o il barboncino, sono cani tendenzialmente che emettono poco allergene. Ora andiamo un po' più sullo scientifico. Quali sono queste proteine
che in qualche maniera tu hai idea. Quali sono questi ormoni? Ma io non ho capito, è un fenomeno che riguarda le ghiandole, come dice, o il pelo? No, allora, appunto, sono proteine che vengono in qualche maniera, che creano sensibilità, a cui i soggetti allergici sono sensibili, e sono prodotte da varie parti del corpo. Quindi ovviamente ci sono degli allergeni, andiamo un po' più sullo scientifico, che si chiamano CAN-F1, CAN-F2 e CAN-F4, che sono quelli principalmente che portano ad avere delle allergie nei confronti del cane. Quindi alcune di queste, la maggior parte delle persone sono sensibili al CAN-F1, e purtroppo è quasi il 60% della popolazione sensibile al CAN-F1, ed è un allergene, una proteina che viene in qualche maniera prodotta dalle ghiandole salivari del cane. Il cane si lecca e quindi porta praticamente questa proteina un po' su tutto il suo pelo e anche sugli abiti, e quindi c'è una forte reazione a questa proteina. Il problema di questa proteina è che è poco sensibile ai lavaggi. Quindi tu fondamentalmente ti lavi il tuo bel maglione oppure il tappeto, ma questa proteina permane e quindi all'interno del suo pelo viene in qualche maniera, c'è la permanenza di questo allergene, e quindi il problema permane, lo puoi ridurre ma permane. Ci sono invece, c'è anche il CAN-F2, a cui si è meno allergici, ma che comunque sia produce determinati tipi di reazioni, e questi tipi di reazione sono fondamentalmente limitati, ma la cosa positiva è che praticamente il CAN-F2 è comunque sia un tipo allergene che può essere lavato, quindi in qualche maniera è più sensibile all'azione sia dell'acqua che di determinati detergenti. Poi ovviamente ci può essere una correlazione tra la sensibilità a questi tipi di allergeni, che si sommano l'un l'altro, e poi c'è il CAN-F4. Il CAN-F4 invece fondamentalmente viene, a cui si è sensibile anche là il 44% della popolazione, a cui in buona sostanza, che viene prodotto invece dalle cellule di sfaldamento del pelo, del bubulifero, e lì appunto siamo, parlando di cani a pelo riccio, possiamo dire che cani come il lagotto, che hanno una, come dire, non hanno una perdita del pelo, come è saputo, ma in qualche maniera il pelo continua a crescere se non lo dosiamo, hanno meno cellule di sfaldamento, quindi hanno meno CAN-F4 sicuramente, e quindi diciamo che c'è sia una minore presenza dell'allergene, perché non perdendo il pelo fondamentalmente il pelo non si sfalda, sia una minor presenza di acari, perché possono anche esacerbare il tipo di allergia, l'acari alla polvere sul pelo. Quindi sono cani come il lagotto che si mantengono sempre in ordine, si possono pulire, hanno una pelle poco grassa e quindi causano veramente molti meno problemi. Ti è chiaro tutto? Quindi, ricapitolando, cane preferibilmente maschio, preferibilmente a pelo riccio. Errore. Ah, non ho capito. Cane preferibilmente femmina. Ah, sì, scusa, perché appunto, no. L'abbiamo spiegato. No, preferibilmente femmina, preferibilmente a pelo riccio. Per tutti gli approfondimenti scientifici c'è Dario Capogrosso e l'allevamento, Lagotto, Cacao Meravigliao, a Sarezzano. Possiamo dire altro per questa puntata? Ma guarda, l'allergia, lo facciamo corto, quindi spero di aver chiarito un po' questi fatti, questi fattori. Quindi sicuramente il lagotto è tra le razze ipoallergeniche che danno veramente pochi fattori di rischio, quindi ci si può tranquillamente approcciare a questa tipologia di razza. Noi abbiamo tantissimi clienti che avevano delle reazioni spropositate, avevano paura di prendere un cane, esattamente gli anni scorsi, quando nemmeno noi eravamo così sicuri, quando ci dicevano il lagotto è un cane ipoallergenico. Ovviamente prendevamo tutto con beneficio di inventario, perché non ci sono dati scientifici alla mano sulla razza, e quindi li abbiamo dati anche, non so, non è bello a dire, in prova di dove venivano delle bambine, delle ragazzine, con i genitori che in qualche maniera avevano paura, no? Di far poi dover staccare, certo, la bambina che tanto provava per un cane, quindi li abbiamo dati tra virgolette in prova, ma poi in prova parolaccia, ma fondamentalmente abbiamo detto, guarda, se poi non dovesse andare, in qualche maniera sono ben disposti a riprendere il cagnolino indietro, quindi era un periodo di osservazione. Ed è andata sempre benissimo, molto, molto oltre le aspettative, quindi ad oggi posso dire che il lagotto è sicuramente la soluzione giusta per coloro che volessero appunto acquisire un cucciolo o passare la vita insieme a quattro zampe, pur avendo problemi di allergia, quindi sicuramente questi bei cuccioletti fanno a caso loro, quindi puoi anche respirarli. Questo metodo è empirico. Ci salutiamo allora aspettandovi in allevamento e online. Come si chiamano i nostri due cucciolini? Lei è Mora, anche se bianca, e lui è Matto.
Allora da Sara Zano è tutto per questa puntata, seguiteci e scriveteci. Dallo Capograsso, a presto, ciao.